Ti avevo promesso di fare un video sul sole in digitale, ossia come ricreare il sole dove non c'è. Sigla. Ciao, io sono Luca, faccio il videomaker e questa è Start Video. Ma facciamo pure nomi e cognomi, si chiama M. Flair. Costa un botto, ma fa assolutamente quello che promette, soprattutto se lo sai usare bene. Ma non è solo il sole in digitale la figata di questo plugin, è tutto quello che tu puoi ricreare mettendo una luce digitale dove la luce non c'è. Quando ti farò vedere cosa riesce a fare questo plugin, cadrai dalla sedia. A proposito, prima di continuare, le scritte che appaiono qui sotto in questo momento significa che puoi iscriverti al mio canale. E queste scritte che appaiono qui sotto significa che puoi cercarmi su Facebook, su Instagram. Fallo. Fallo. Per favore. Fallo. Come puoi vedere da questi primi esempi, appena applicherai uno di questi preset di M. Flair, tutto cambia. La sua peculiarità non è solo poter scegliere un certo tipo di luce, che va ad esempio da una luce fissa di studio, oppure dal sole diretto nella lente della fotocamera. La vera figata di questo preset è che lo puoi mettere in auto tracking su qualunque soggetto tu voglia, ovviamente anche in movimento. Ti dimostrerò tra l'altro come qualunque oggetto andrai a traccare con questo plugin, ci sarà anche la possibilità di scegliere l'opzione attraverso la quale la luce sparisce quando un oggetto le passa davanti. Sì, proprio come quando qualcuno passa davanti al sole mentre tu fai una ripresa e in quel momento il sole ovviamente sparisce per riapparire una volta che la persona è spostata dalla scena. La prima volta che ho usato questo plugin è stato per necessità. Ho fatto delle riprese col drone in una giornata completamente nuvolosa e stava per piovere. Sono riuscito a trovare il plugin che cercavo. Ti posso garantire che è la cosa più straordinaria che potrai mai vedere in vita tua. Come ogni cosa, non puoi applicarla e basta, la devi lavorare. I plugin devi imparare ad usarli, farli tuoi, farteli diventare amici. Ma torniamo a noi. Questa penna potrebbe diventare una bacchetta magica. Ah, non ci credi? Lumus. Sì, perché l'auto track automatico di questo plugin ti dà la possibilità di tracciare ogni movimento del soggetto scelto. E una volta agganciato, non si muove più per sempre. Lo vedi il mio ditino? L'autotrack lo segue perfettamente. Il top di questo plugin è che ti dà la possibilità di fare praticamente una seconda color grading. E come vedrai in questi esempi, dopo aver fatto una color correction e una prima color grading alle mie clip, ho applicato M. Flair. Ho scelto il preset che mi piaceva di più, quello che secondo me poteva andare meglio per quella clip. Dopodiché ho cominciato a lavorarlo, togliendo le parti che mi sembravano anche eccessive, enfatizzando magari quelle che mi piacevano di più.
perché ti dà la possibilità di lavorare in questo senso. Si chiama M-flare perché riprende proprio il flare della luce nelle lenti della fotocamera. È digitalizzato, ma è maledettamente reale. Dopo aver settato la fonte primaria di luce, ecco che cominci a lavorare proprio con i riflessi all'interno della lente. Addirittura la fonte di luce può partire da fuori l'inquadratura, senza essere per forza così presente nella scena. È arrivato il momento critico. Quanto costa? Un botto? Un botto. Costa quello che deve costare e che potremmo permetterci bene o male tutti. È che in realtà non siamo abituati a spendere 150 euro per un plugin da inserire in Final Cut, però sì, costa 150 euro. Tranquillo, sul loro sito c'è una versione prova che puoi utilizzare a tempo indeterminato. No, non mi pagano per averlo promosso. Chiaro, l'unico problema è che ha il watermark in sovraimpressione. Sarebbe un po' una cafonata usarlo così. In questo caso però avrai la possibilità di provare tutte le sue funzioni, di provare a mixare qualunque alternativa M-Flare ti possa offrire, e ti posso garantire che sono infinite. Ti cambia completamente una color grading finale. Puoi andare a cambiare il colore a delle luci che possono già essere sul luogo della scena, ma non sono così luminose o non hanno il colore che avresti voluto. E sai cos'è il bello vero di questa cosa? È che quando tu vai a settare il punto di luce primaria all'interno della tua clip, tutto quello che tocca viene illuminato come se ci fosse realmente una luce sul set. È una cosa fuori di testa. Sì, beh certo, 150 euro. Ma fidati, sono i soldi meglio spesi di tutta la tua carriera da filmmaker. Se ti ho dato informazioni che non conoscevi, che possono contribuire a migliorare il tuo lavoro di filmmaker, e se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di mettere un like, di iscriverti al mio canale e di fare un giro nella playlist tutorial per videomaker che trovi sul mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Sigla!